Lo sport fa bene e ci aiuta a crescere persone migliori. È questo il motto che per 2 giorni ha invaso alto e forte ogni strada, parco e impianto di Cassano d'Adda. Siamo in un territorio immerso nel verde, nel cuore della Lombardia e a soli 25 km da Milano. La metropoli ristante è solamente un'oretta di bicicletta. E siamo qua per una grande festa. È COP per lo sport. Una manifestazione unica che prevede lo svolgimento di oltre 30 discipline sportive, organizzate da altrettante ASD e in collaborazione con il CONI, che si sono messi a disposizione gratuitamente per offrire 2 giorni di sport ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie, in arrivo da tutta la Lombardia. Una grande festa in nome della solidarietà e della vicinanza dei principi dello sport, che noi di Icarus non possiamo fare altro che sposare in pieno. La parola chiave? Etica, morale, correttezza e fair play. Il tutto a disposizione dei più piccini, pronti a mettersi in gioco e scoprire un mondo di sport. Tra i tanti ospiti della manifestazione, abbiamo intercettato anche una grande campionessa e dirigente sportiva, Manuela Dicenta. Dove, ma anche comune, il piano Cassano d'Adda ha permesso. Ma la festa dello sport è un momento di grande socialità, è il modo più semplice ma una semplicità molto profonda per avvicinare a un percorso che è il percorso della vita, bambini e bambine che affronteranno la loro vita con capacità e con forza diverse grazie all'aver provato semplicemente tanti momenti diversi che sono qui rappresentati meravigliosamente, devo dire, nella semplicità. La bici, il roller, il calcio, basket, pallavolo, la camminata, tantissimi sport che sono poi espressione di diversi modi di esprimersi. Cominciamo, dai, ecco, comincia per primo. Io! Il riscaldamento l'abbiamo fatto, siete tutti pronti col braccialetto? Fatemi vedere. Adesso vi diamo un'altra linea, venite avanti ancora. Piano, piano, piano. Veloci, 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 veloci. Veloci, veloci, veloci. Fermi. Pronti? Via. Dito indice all'angolo della bocca. Dito indice all'angolo della bocca, quindi qui. Sì, più bene il gomito, perfetto. Io penso che lo sport, soprattutto quando è visto a livello giovanile, proprio per i più piccoli, cuccioli, parliamo di 3, 4, 5 anni, cioè proprio piccolissimi, è un modo per stare insieme, un modo per rispettare il tuo avversario, per capire che lo devi rispettare. Ti insegna anche il non vincere e ti insegna e ti fa capire che nella vita intanto c'è tutto da imparare e poi quando non si riesce in una cosa bisogna metterci l'impegno per cercare di arrivare, ed ecco qui il concetto del merito, il concetto del voler arrivare. Poi qualche volta tutti cadiamo, da piccoli e da grandi, l'importante è che siamo in grado di percepire che quando si cade la cosa più importante è rialzarsi. Con i piedi a paperella. Piede, guardia, fioretto avanti. A voi. Queste cose lo sport esalta e le mette semplicemente a disposizione dei bambini e delle bambine in un modo pedagogico nel vero senso della parola. Cioè
fa di costruzione, di crescita, piano piano li accompagna per mano nel percorso della vita, che ovviamente può essere un percorso che porta anche qualche bambino o qualche bambina a aver scelto come me di aver fatto, di amare lo sci e quindi di prendere lo sci, la neve e andarsene e poi vincere le medaglie, ma tanti altri bambini e bambine possono essere immersi in questo percorso, stare bene insieme, divertirsi e poi diventare ingegneri, medici, dottori, casalinghe, mamme, papà, qualsiasi cosa, però farlo con uno strumento in più per la crescita, e questo è proprio lo sport, semplicemente.